L'esperienza di Telecom Italia in Trentino è importante perché è la prima regione, la prima provincia dove abbiamo avviato un progetto per la realizzazione delle reti di nuova generazione. L'idea originaria era quella di sostituire tutta la rete in rame con una nuova rete in fibra. Abbiamo lavorato anche sulle tecnologie per rendere utilizzabili le reti di nuova generazione. Sono tecnologie che consentono di realizzare applicazioni di tipo nuovo che riguardano la sanità, che riguardano la mobilità, che riguardano tutte le funzionalità cittadine. La Smart City Perfetta è una città interattiva, è una città semplice, è una città fruibile, è una città a misura d'uomo. È il contrario di quello che uno può immaginare, una città complicata, una città ipertecnologica. No, è una città dove tutte le funzionalità che adesso ci sono vengono erogate attraverso una tecnologia che le riconosce e ti consente di utilizzarle senza sforzo. Al nostro paese serve una più grande cultura digitale, serve l'utilizzo della rete, le infrastrutture ci sono e comunque le stiamo realizzando, ma serve che tutti i cittadini utilizzino le infrastrutture, utilizzino la rete, siano connessi, usino il commercio elettronico, usino l'e-government. Serve quindi che la cultura digitale si faccia strada e coinvolga tutta la popolazione italiana. Il museo è un contenitore complesso, è un contenitore che ha tante più cose di quelle che riesce a mettere a disposizione con l'utilizzo dei suoi spazi, quindi la tecnologia serve a fruire di tutta la complessità della conoscenza che il museo può erogare, sia in termini di archivi, sia in termini di opere disponibili, sia in termini di funzionalità didattiche. Con la tecnologia si mettono a disposizione degli utilizzatori del museo tante più informazioni, tante più conoscenze, tante più disponibilità di quelle che il museo può nei suoi spazi fisici offrire. La cultura e la rete devono essere in simbiosi. La cultura esiste in quanto è un'accumulazione di conoscenze. La capacità di andare alla ricerca di queste conoscenze, la facilità quindi di accedere. Le grandi biblioteche del passato, dalla biblioteca di Alessandria, sono biblioteche che mettevano a disposizione la conoscenza a tutti e che la rendevano facilmente fruibile. Ecco, la tecnologia sostituisce questi grandi spazi fisici, queste grandi infrastrutture con dei sistemi molto più semplici, ma molto più impattanti.